Mi dici che cos'è? Non lo so, ti vedo così strano. È successo qualcosa? Da fratello a fratello, per favore. Cosa c'è tra te e Flor? Mi vuoi rispondere? Mi vuoi dire la verità? Sì, certo. Per quale ragione non ti dovrei dire la verità? E allora parla, che stai aspettando? Parla! Non capisci che sto già sull'aereo? Sto andando via, tolgo il disturbo, non starò più qui! Puoi dirmi che cosa c'è tra te e Flor? Prima di chiedermi cosa c'è tra Flor e chi che sia, mi dici cosa c'entra l'aereo e di cosa diavolo stai parlando? Vuoi smetterla di cambiare sempre discorso? Ti ho fatto una domanda, mi vuoi rispondere? Certo che ti rispondo, ma non capisco di cosa stai parlando, che cosa vuoi sapere? Permesso? Ciao tesoro, ti ho portato il campionario delle partecipazioni di nozze e mi farebbe piacere che le vedessi anche tu, perché sono tutte molto belle. Vuoi che la scegliamo insieme? Sì. Ah, ne ero sicura. Vi ho disturbato? Stavate parlando? Sì, stavamo parlando, no. Ma non ti preoccupare, non è affatto un problema, va tutto bene, come sempre. Scusa Franco, ma a quest'ora non dovresti essere a scuola? Studierò da privatista, niente scuola, ok? Se faccio i tornei sono sempre in giro per il mondo. Non posso andare a scuola. Hai visto quanto sono belle? Ce n'è una che mi piace tanto, eccola. Però c'è un po' troppo oro. Magari possiamo chiedere che le facciano più semplici. Cosa ne dici? Ti giuro che mi dispiace che Sofia ci creda tanto. Non sa che sono 15 minuti e poi finisce tutto, poverina. Beh, lascia che si goda quei 15 minuti e che sia felice. In fondo ci stiamo provando anche noi con la band. La colpa è tutta di Pippo. Le ha fatto il lavaggio del cervello perché me la vuole soffiare. Ma cosa dici? Si è presentata lei a quel programma da due soldi e adesso si crede una diva. Sì, è vero, crede di essere una stella, ma è una stella cadente. E quando cadrà da lassù chi la consolerà? Sentiamo, chi la consolerà? Malala. Malala, ma che dici? Quella è una vera strega. È capace di vendere le figlie al diavolo per mettersi in mostra. Mia madre invece è molto diversa. Le ho detto, mamma, non voglio che tu vada in TV. Eh? Non voglio che tu faccia figuracce. E lei non c'è andata. Perché lei si sacrifica per me. Lei sì che ha una vera madre. Mi sembra che voi due non abbiate capito come stanno le cose. C'è gente che darebbe una mano, ma che dico una mano? La vita per poter apparire in questo canale, in questo programma, che è il mio programma. Io vi sto dando un'opportunità. Io ho capito perfettamente, tesoro, non sono stupida. So che il mio pubblico si aspetta molto da me, ma è che non posso condividere neanche l'aria che respiro con questa donna. Neanch'io, come puoi ben immaginare. Solo se questa donna si trovasse a 1000 chilometri di distanza... Potrei farci un pensierino. Andiamo, ragazze, non voglio che voi due siate amiche, che facciate del bricolage o che teniate un corso di cucina. Voglio che vi strappiate... No, non dovete strapparvi niente. Ah, meno male. Come definirlo, ecco? Differenze a confronto. Scusami tanto se rido, tesoro, ma per questo non occorre fare una trasmissione televisiva. Ah, no. Niente affatto. L'unica cosa da fare è mettere una foto mia e una foto di quella lì. E si nota immediatamente chi ha classe da vendere e chi ha ciccia da vendere. Ho fatto il pieno. Non intendo star qui ad ascoltare le scemenze di questa matta. Me ne vado perché ho un mucchio di cose da fare. Io devo lavorare per vivere, non come una parassita di mia conoscenza che si fa mantenere. Io sono una donna responsabile che porta il pane a casa. Mi viene l'orticaria a sentire tante stupidaggini. Quella che dice stupidaggini sei tu, mia cara, perché anch'io sono una donna che lavora. Anzi, ora dovrei andare ad un paio di riunioni importanti. Con permesso, tesoro. Sì, bye bye. È veramente un peccato, mi dispiace tanto tanto per voi due. Perché come saprete in televisione pagano molto bene. E io potrei farvi guadagnare un bel mucchio di dobloni. Stai parlando di sì, ma dimmi, in totale quanti zeri? Quanti zeri? Io sono pratica. Guarda, anche questa mi piace tanto. È estremamente semplice, classica. Forse cambierei il colore dei caratteri, però è bella, sì. Vero? Torno in un altro momento, è meglio, perché? Come? Perché? Perché stavi parlando con Franco e io vi ho interrotto. No, va bene. No, bene, tesoro, vado a cercare Franco, così, ti dico così quale finite di andare. Parlare. No, metto di non disturbarvi. Ecco, aspetta. Questa ti piace? Aia. No? Sì. Bene, perfetto. È deciso. Scegliamo questa e la festa la facciamo qui a casa. Ti va bene? Bene. Sì, siediti. Amore mio, sì. Siediti. A me non importa in che posto faremo la festa. Desidero solo stare bene, sapere che tu sei contento e che il nostro Junior crescerà sereno con i suoi genitori. Il resto non ha importanza. No.
Va bene, sono d'accordo. Se la mettiamo in questo modo. Ma certo, mi sembra che così sia. Devo dire che io non sono mai andata d'accordo con la grassona, ma credo che la nostra trasmissione potrebbe diventare un servizio utile. Come sarebbe la vostra trasmissione, io? Oh, tesoro, ma tu hai già avuto la tua opportunità. Fai la brava, su. Adesso è il momento. No, è stata un'apparizione di 2 minuti e invece loro offri un programma. Com'è possibile? Senti, sono io la stella. Hai brillato per 2 minuti e la tua luce è rimasta impressa nel pubblico. Ma adesso tocca alla signora e alla tua splendida. Ma hai detto che sarei diventata una stella? Cos'è questa storia? Certo, tesoro, ma devi prima fare la gavetta. Tra 20 o 30 anni bucherai lo schermo. Non tanto per essere una diva. Produzione! Ma perché devo fare tanti anni di gavetta? Non farai la gavetta, adesso vai a prepararti. Allora voglio anche una trasmissione tutta per me. Tranquilla, tranquilla, un giorno l'avrai. Sul serio? Sì, la voglio splendida, che andiamo subito in diretta. Attenti a come me la combinate, Bene, dove eravamo rimasti? Abbiamo deciso che io sarò la protagonista, mentre lei sarà la mia assistente. Oh, tesoro mio, scherzi. Il pubblico aspetta di vedere me, soprattutto me. Sono anni che mi aspetta. State calme, per favore. Aspettate, risparmiate tutta questa energia. Tenetela pronta ad esplodere quando si accenderà la luce della telecamera. È una lucina rossa, allora sì, potete litigare. Tranquille, tranquille. D'accordo, aspettiamo la lucina rossa. Ma prima, tesoro, dobbiamo sistemare un dettaglio. Che altro c'è la adesso? La questione degli zeri, dei soldi, non hai ancora detto di quale cifra stiamo parlando? Allora? Firmiamo? Interessante. Sì. Pronto? Ciao, Mattias, sono Maya. Dove sei? Sei ancora a casa? No, ti sto chiamando da scuola. Cos'è successo? Voglio sapere se hai intenzione o no di dirlo a Federico. Non ho altra scelta. Stai dicendo così per via di Delfina? Certo, non posso permettere che quella donna mi ricatti, sai che è capace di qualsiasi cosa. Stai scherzando? Ma che ti importa di Delfina? Anche se lo dici a Federico, lui non le crederà. Mattias, io ho 14 anni e tu sei molto più grande. Potresti tranquillamente sposarti e io... Stai dicendo che sono vecchio, per caso? No, non ho detto che sei vecchio, però non voglio. Finirei per litigare con Federico. E se poi tra noi non funziona? Non mi interessa, Maya, non posso permettere che Delfina giochi con noi. Beh, sai una cosa, fai quello che vuoi, ma sappi che se tu apri bocca io non ti rivolgerò più la parola. Sono stata chiara? Hai saputo più niente di Julian? Da quando lo hanno arrestato, no. E non hai parlato con Martinez, suo padre? Non ce l'ho fatta, non lo so. Aspetta, Clara, posso farti una domanda? Tu credi che Julian sia... Che sia innocente? Sì, esatto. Sì. Sì, nonostante tutto io ho fiducia in lui. Giuro che non ti riconosco, Clara. Nico ha fatto di tutto per smascherarlo e tu credi ad un ragazzo appena conosciuto e che sta in un brutto giro. Falla finita con Nicholas perché non voglio più parlare di lui, ok? Non ci posso credere. Ciao, come va? Ciao, non sei andata a scuola? No, non mi andava proprio. Oggi arriva un parente di Maya dalla Germania e voglio essere un sogno. Ci risiamo. E allora cosa vuoi? Devo provare un po' di vestiti, voglio essere bellissima, far colpo, capisci? Martinez... In guardia! È un po' debole. Avanti, in guardia! No, niente, mi creda, è tutto sotto controllo, signore, è tutto sotto controllo. Vede, lui sta scaricando la sua energia. Io mi rinforzo le mani per quando devo fare la cotoletta alla milanese. Insomma, siamo una società di mutuo soccorso. Ah, sì? Non mi ha risposto. C'è qualcosa tra te e Flor o no? Allora? Che cosa vorresti dire con la domanda? C'è qualcosa tra te e Flora? Sei tu l'uomo che Flora ama? Ed è lei la donna che ti fa impazzire? Ma come ti vengono in mente queste sciocchezze, Franco? Ma che diavolo dici? È inutile che provi a negarlo con me. Perché ti ho sentito quando hai detto a Mattias che eri ansioso di andare in luna di miele per dimenticare Florenzia. Allora hai sentito male. No, non è così. Ho detto a Mattias che volevo partire... per dimenticare la questione di Florenza, che è un'altra cosa. Questo succede perché Delfina è nervosa e preoccupata come tutte le donne incinte. E sta facendo impazzire tutti, soprattutto Florenza e me. E che cosa c'entra Florenza? Florenza c'entra perché... Delfina è gelosa. Dell'affetto che hanno per lei Thomas e Martin e pensa che quando nascerà il bambino continuerà ad essere così. Allora è per questo che Delfina stava piangendo nella stanza di Florenza. Delfina stava piangendo nella stanza di Florenza. Sì. Aspetta. Telefono. Aspetta. Che sarà adesso? Pronto, sì. Max. Sei già arrivato? Ma perché non mi hai avvertito? Avrei mandato l'autista a prenderti. Va bene, come vuoi, ti aspettiamo qui. Max. È arrivato il cuginetto?
È arrivato il cuginetto. Greta, per favore, quando ci sono tutti, riunione generale. Chi le ha detto che voglio un vestito molto semplice per il mio matrimonio? Se lo scordi, voglio un vestito più importante di quello di Letizia Ortiz, ma non vistoso. Signorina, io mi devo sposare tra un mese e non ho trovato nulla di decente. È lei che mi deve fare il vestito. Perciò se inventi qualcosa, ma faccia presto. Che ne so, perché non mi manda per corriere dei campioni di tessuto e dei cataloghi? Mia sorella. In televisione. No, voglio dire... Mi mandi quei cataloghi. Ma te è un ragazzo dolce e appassionato. Oh, Sofia. Ci fai in TV? Perché mi fai questo? Vuoi vedermi morta? Delfina, volevo dirti che... Soprattutto si prende cura di me. Ah. Però c'è anche un'altra cosa che devo dire. Lui è tanto buono e caro, ma se qualcuno gli fa saltare la mosca al naso... Che ci fa tua sorella in televisione? Perché se per sbaglio lo prende, è capace di spiaccicarlo al muro come un insetto. Stai dicendo che si tratta di un tipo violento e pericoloso? No, no. Cari telespettatori, si tratta di un caso orribile. Salve. E la mamma? È uscita a comprare delle cose per casa. Perché hai spento la TV? Cosa c'era in TV che l'hai spenta? Stavi guardando quegli stupidi talk show? Ma che dici? Mica sto tutto il giorno a guardare la TV. Sofia! Guarda, sapevo che Sofia ci sarebbe ma andata. Ma sì, Sofia! Sì. Stop! Stop! Un applauso stop. Anche per la Pantera Nera. Siediti pure, Malala. Non l'ascoltate! Ora mi siedo. Non l'ascoltate perché la piccola, poverina, non si rende conto del male che le fa quell'animale che ha per fidanzato. Ah, io non ci posso credere. Quella donna è proprio suonata. Sì, è capace di dire le cose più assurde pur di apparire davanti alle telecamere. Mia madre ha proprio ragione. È una serpe velenosa. Sì, lei è una serpe. Della grassa parrucchiera. Faccia qualcosa di brutto alla mia piccola. Lasciatemi! Lasciatemi! Oh. Non è vero, non è vero. Quella è mia madre. Che ci fa mia madre in televisione? Mi aveva promesso che non... Che non ci sarebbe andata. Ci sarebbe andata. Ma tu sapevi che non era vero. Adesso mi sentirà. Tu sapevi tutto. Aspetta, bada. Ma guardati allo specchio. Sei tutta la zappa di gallina. È arrivata. È arrivata. Ah, la strega ha colpito. Sta zitta. Non ti reggi in piedi perché sei una palla di grasso. Questa è la mia telecamera. È questa. Delfina, ascoltami. Avevi ragione tu. Mamma ci vuole annientare, vuole essere al centro dell'attenzione. Sposati Federico e vattene. Vattene, Delfina. Sulla luna dovrò andare per evitare che questo scandalo mi travolga. Maledizione. Non ti agitare, lo sai che ti fa male. Prima del matrimonio mi fanno una cosa del genere, Federico. Ti rendi conto? E non dirmi che non è niente perché è una cosa molto grave. È davvero molto grave. Non posso crederci che quella sia la mia famiglia. Ma è possibile che l'unica persona con la testa sulle spalle, l'unica della famiglia con un po' di buonsenso sia io? Oddio mio, che cosa mi volevi dire? Volevo chiederti se è vero che stavi piangendo in camera di Florencia. Te l'ha detto Florencia? No, me l'ha detto Franco. Beh, tesoro mio, è per questo. Lo vedi com'è la mia famiglia? Non so con chi parlare. Florencia era l'unica persona che mi avrebbe ascoltato. Il fatto è che mi sento sola. Mi sento sola, mi sento male, non so con chi parlare, con chi dividere i miei pensieri. Perché dici così? Perché pensi di non poter condividere con me i tuoi pensieri? Non posso farlo. No, io conto meno di niente per te. Voglio dirti la verità, ti giuro che in certi momenti penso addirittura che tu abbia un'altra. Come puoi dire queste assurdità? Come ti viene in mente, Delfina? Non lo so, abbracciami. Non te ne andare, Federico. Abbracciami forte, perdonami, amore, perdonami. Sì. E tu cosa fai qui? Flor mi ha chiesto di raccogliere dei fiori per Nilda. Hai fatto molto bene, hai fatto molto bene. Porta lei i fiori, grazie. Beh, scusate se ho interrotto qualcosa di importante. Quello che bisogna scoprire è se il bambino è di Pedro o di Federico. No, ho chiesto a Pedro se era lui il padre. E mi ha risposto che con Delfina ci sono stati solo baci e abbracci e niente di più, quindi... È da un pezzo che hanno una storia. Sì, ma Delfina mi ha detto che lei ama Federico e la storia con Pedro è... Beh, non sa neanche perché è successo.
Non essere così ingenua, ma che cosa vuoi che ti dica che preferisce un autista a Rico Federico? Non è da lei. Ma allora è una carogna, perché me l'ha giurato. Ha fatto una scena da Oscar, tant'è che alla fine le ho creduto. Ti assicuro che era convincente, oh, Nilda. Tesoro, sai che devi fare? Cosa? Devi parlare di nuovo con Pedro, perché non lo so, non lo so. A me sembra che in fondo lui sia davvero un bravo ragazzo. Il fatto è che con quella strega di sua nipote Delfina, quella carogna, quella iena, il poverino, a volte vorrei torcerle il collo. Ho davvero voglia di ammazzarla, perché non sopporto come prende in giro Federico. Flor è mia nipote. Certo, lo so. Per questo la tratto con rispetto, perché se le dicessi in faccia quello che penso... Avanti. Ecco i fiori che mi avevi chiesto. Ah, grazie, li metto qui sul comodino, hanno un buon profumo. A Nilda piacciono i fiori. Come sta? Ah, sta male, non vedi che è pallida come un cadavere? Io vado. Pedro, aspetta. Io non dirò a Federico che tu hai una relazione con Delfina. Beh, ti ringrazio. Lo faccio solo per il bambino, perché... Perché? Perché non cresca senza padre. Penso che se tu... Cosa? Se tu fossi il padre del bambino, le cose cambierebbero moltissimo per te, no? Guarda che se fossi io il padre, non permetterei mai una bugia del genere. Ok. Il fatto è che qui succedono cose che... Mi dispiace. Scusami. Scusami, Pedro. No, no, non è niente. Stavo andando via. Sì. Come sta? È da molto tempo che non vengo a trovarla. Sta sdraiata lì, come... Non so, a volte sembra che migliori, magari fa un leggero sospiro, poi un lamento un po' più forte, un ruttino. Hai visto quello che ho visto io? No, cos'è successo? Ha appena fatto una smorfia. Una smorfia? Sembrava quasi un sorriso. Una smorfia, santo cielo, non ci posso credere. Sì, è sembrato anche a me, è sembrato anche a me. Sai che cosa le dico? Che da un momento all'altro questa donna si alza e si mette a saltare. Magari. Si riprenderà, solo che il recupero è molto lento e bisogna avere tanta pazienza. Sì, speriamo che ce la faccia. Sì, ce la farà. Florencia, per favore, volevo dirti che quando i bambini tornano da scuola dovresti cambiarli, perché possono accogliere degnamente il cugino Max. Oh, è arrivato Max Fritzenwalden. Per favore, ti prego di non crearmi nessun problema, d'accordo? Quando le ho creato dei problemi? Shh, comportati bene. Nilda, cosa le è saltato in testa? Per poco non ci scoprì. Solo un cadavere, non ride all'assurdità che dici. Sai che cosa pensavo? Cosa? Che Pedro voleva dirmi qualcosa di importante. Sì. Eh sì, anch'io penso la stessa cosa. E ti voglio dire che in questa storia c'è qualcosa di strano. Mattias, non è venuto un corriere con dei cataloghi per me? No, beh, almeno da quando sono qui non è venuto nessuno. Come va la tua storia con la piccola? Racconta. Senti, Delfina, non intendo farmi ricattare da te. Ho deciso di raccontare a Federico che cosa c'è tra me e Maya. E mettere fine alla vostra grande amicizia? Aspetta, fammi pensare. No, no, non ti conviene. Neanche farmi ricattare da te come fai con i bambini. Ricattare? Santo cielo, che brutta parola, Mattias. Io direi piuttosto patto del silenzio. Sì, mi piace di più. Tu non parli di me e dei bambini e io non dico niente di te e Maya, anche se in realtà con i bambini non è successo niente. E la tua storia con Maya, in effetti, è solo all'inizio. Perciò si tratta solo di fare un nuovo accordo, no? Che cosa ne pensi? Non permetterò mai che tu... Scusatemi! No, non ti scusiamo affatto, mia cara. Come vedi, stiamo parlando. Perciò sparisce la storia. Ah, al suo posto ascolterei, perché per una volta che la difendo ne dovrebbe approfittare, no? Mattia, se la signorina Delfina non ti ricatterebbe mai, perché ha degli ottimi principi morali per scendere così in basso. E inoltre sa che se per sbaglio parlasse le arriverebbe addosso una mandria di bisonti che la ridurrebbe in polpette per cani. Dico bene? Lo sa, vero? Su. O no? Scusate, vada, devo andare. Pure, cara, quanto è intelligente, capisce al volo. Che cosa vuoi dire? Che lei non parlerà? Sarà muta come un pesce, stai tranquillo. Mamma! C'è il tipo violento, produzione, fermatelo! Però che occhi, eh? Impetuosi! Lasciami, sai! Oh, che momento fantastico! Scommetto che a casa sarete commossi come me! Alla fine, l'amore trionfa sempre!
Mamma, vieni, andiamo a casa. Andiamo subito a casa. Caro, non sai come mi sento. Andiamo a casa, non posso, sei troppo geloso, troppo possessivo. E anche io ho bisogno di fare la mia vita. La tua vita è nel salone di bellezza e con me. Non appartieni proprio a questo mondo. Immagino che voi a casa potrete apprezzare lo strano vincolo che esiste tra questa madre e questo figlio. E per caso quello che stiamo presentando un complesso di... Zitto tu! Quale complesso? Te lo sei cercato, quando è troppo mi ha travestito! Mi devo difendere anch'io! Questa donna, quando il marito l'ha piantata, ha costretto il figlio a diventare l'uomo della casa! Povero ragazzo, mi guardate la faccia! Strega! Strega! Ma che c'è per parlare? Strega! 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 Delfina ha ragione. La situazione in cui l'hanno messa Malala e Sofia è a dir poco imbarazzante. Se il padre resuscitasse all'improvviso morirebbe di nuovo. Non riesco davvero a capacitarmene. I Santi Gen sono sempre state persone irreprensibili. Già, proprio come Delfina. No, come tutti noi. Come tutti noi. Se lo scopre mio cugino Max, non so dove nascondermi. E piantala con Max, è così severo, lo capirà. E allora... Lo capirà. Sì. Lo capirà. Sì. Si chiamano me Freezer, sai come possono chiamare lui? No, no, tu non hai idea di come l'ha educato mio zio Fritz. L'ha mandato all'Accademia Militare. Cosa volevi dirmi l'altro giorno quando andavo di fretta? L'altro giorno io? Quando? Dai, non ricordi, l'altro giorno, quando c'era l'intervista a Franco in televisione. Non lo so, sarà stata una sciocchezza, non ricordo. In guardia col fioretto. E allora, quello cuoco crudele Antonio ha detto che suo cuore è serrato a cose di amore, così? Se quello è fermo al cuore chiuso, glielo apriamo noi a calci, Greta. No, con le maniere forti non si risolve niente. Ci sono, ho trovato, dobbiamo chiedere a Flora un amuleto. No, prima devo dire a Roberta di accompagnarmi, perché lei sa quali sono i migliori e ne sceglierà uno buono. Però io non credere che con amulete si può sciogliere cuore di cuoco, perciò andate immediatamente a lavare le vostre mani e fare subito merenda, schnell. No. Essere bello sogno. Bello, ma soltanto sogno. E cosa vuoi fare? Stare qui ad aspettare che il tuo sogno si realizzi da solo? Ah, Franco, tu ascoltare quello che sì, io dico. Sì, ho sentito tutto perché stavo qui dietro. E sai che ti dico che sei una sciocca se ti arrendi senza combattere. Devi affilare le unghie, devi metterti in gioco, Greta. Questo andare bene per tua età, ma io non avere più età per queste cose, capirei. Che dici? L'amore non conosce età. Se ami qualcuno, ti sembrerà sempre d'avere 20 anni. Però devi seguire la voce del cuore, sennò non succede. Non succede. Ah, piccolo, quanto tu dolce. Ricordati quello che ti ho detto, Greta. Mi raccomando. Sai che cosa mi preoccupa? Che Nilda pensi che Pedro nasconda qualcosa. Ha ragione, Pedro nasconde di essere il padre del figlio di Delfina. E tu che cosa ne sai, piccola lingua lunga? Dimentichi che li ho visti darsi un super bacio da record, Flor. Il padre non è Federico, è ovvio. E questo che cosa c'entra? Non c'entra proprio niente. C'entra e come, invece? Una donna non resta incinta con i bacetti stupidi di Federico, ma con i baci di fuoco di Pedro sarà incinta di almeno 3 gemelli. È meglio che tu non cresca mai, perché con la tua immaginazione rivolteresti il pianeta. Beh, ridi, ridi, tanto alla fine ho sempre ragione io, sempre. E poi... non so se Delfina sia davvero incinta, ho i miei dubbi. Cosa dici? Perché dovrebbe fingere di aspettare un figlio? Perché? Per incastrare Federico. No, no, tu hai visto troppa televisione. E tu troppa poca, perché io ho visto quel basso. Questo succede solo... Meno male che siete qui tutti e due, perché ho bisogno di un amuleto molto potente per poter sciogliere il cuore di Antonio, perché voglio che si innamori di Greta. No, 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 un amuleto del genere, altrimenti l'avrei usato con... L'avrei usato per me, perciò allora è meglio scendere perché è arrivato il cugino Max e Federico vuole che gli diamo il benvenuto. Sul serio, è già arrivato? Bene, andiamo. Ok, forza. Andiamo. Sto bene? Sì, sono sì, carina? Con le tue scarpette fortunate stai sempre bene. Perfetto, dai, ti aspetto di sotto. Vengo. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro, allora. Amuleto ultrapotente per infrangere le regole... e contro la durezza di spirito. Non usare con i bambini. Servirà per quello che vuole Thomas. Beh, io lo uso lo stesso. In fondo Antonio non è più un bambino da un secolo. Roberta, finalmente. Bene, allora ci siamo tutti? Ja. Sì. Bene.
Volevo dirvi che da un momento all'altro entrerà da quella porta il cugino Max Fritzenwalden. Perciò vi prego calorosamente di essere educati, di trattarlo con gentilezza e con rispetto. E per favore non litigate, non strillate. E cosa ancora più importante, non correte. E non fate chiasso in casa, è chiaro? Va bene, sì, d'accordo. Più o meno come se fossimo al cimitero. Beh, un'espressione figurata. Non spiegare niente, dire... non dire altro. È per me? Non aprite! Vado io! È per me, è il corriere! Vado io, amore, no, apro io, so chi è. Santo cielo, quanto ci hai messo? È tutto il giorno che aspetto. Cos'è successo? Niente, ho fatto un po' tardi. Beh, quando faccio un ordine voglio che la consegna sia immediata. Non sono una qualunque, io sono Delfina Santijan Torres Oviedo. Io sono il cugino Max. E così tu sei Max? Sì. Benvenuto. Beh, in realtà tutti mi chiamano Pepita, gli amici, in casa. Pepita? E voi siete i 200.000 cugini? Sì, ciao. Dominique. Ciao, piacere, sono Max. Bene, ragazzi, fate piano, non soffocate il cugino Max, altrimenti Federico vi mette in castigo. Già lo vedo con lo sguardo severo. Salve. Scusate, facciamola finita con tutte queste presentazioni. Ci sarà tempo. Piacere, Max, benvenuto a casa. Ti ringrazio, è tutto bellissimo. Ti posso chiedere qualcosa da mangiare? Come no, io sono Antonio, lo chef di questa casa. Se desidera mangiare qualcosa, provvedo subito. Fare qualche piatto tipico di Reno, così non sente nostalgia di Germania. No, non voglio niente di speciale, voglio una cosa semplice, pane e salame. Grazie! Pane e salame! Sì, cugina! Maya, vieni! Lui è Pepita e lei è la mia migliore amica, salve. Valentina. Ciao, piacere. Tutto bene? Chitarra, sai suonare la chitarra? Sì. Sai che a noi piace cantare? Sì, molto. Suonaci qualcosa, dai. Vero. Dove la metto? Amalia, la chitarra. Sì, dai. Grazie, facci sentire. Posso cantare una mia canzone, se volete. Non prendertela, perché è il signore che ti sottopone a questa dura prova. Silenzio, ragazzi. Avanti, vai. Bene, adesso vi canterò una canzone che si intitola Non mi diverte. Questa l'ho scritta io. Despacito, no me divierte que el mundo sea tan chico, no me divierte sentirme acorralado, no me convence, no, y estoy diciendo la verdad. Salve Martinez. Ciao Clara. Come va? Bene, spero di vendere qualcuno di questi cestini. Vuoi vedere qualcosa? No, niente, volevo solo chiederle come sta Julian. Dopo quello che è successo, è molto spaventato. Sai qual è l'orario delle visite? Di dove? Del carcere, perché voglio andarlo a trovare. Non è necessario che tu vada lì, Clara. Julian, sentacelo, che cosa fai qui? Che ti succede, Bata? Beh, va tutto male. E ti dirò una cosa, non perdonerò mai a mia madre quello che ha fatto. Senti, non potrei stare qualche giorno a casa tua? Sì, puoi venire. Grazie. Certo. Ragazzi, ma quello non è Julian. E sta con Clara. Vieni, Max, mettiti comodo. Per favore, sì. Lasciatelo un po' in pace. È in viaggio da 17 ore. Sarà distrutto dalla stanchezza. No, sono in gran forma. Ho una proposta. Facciamo una festa per conoscere gli amici dei miei cugini. Ottima Ma idea! Certo, benissimo! Sì. No, assolutamente no. Nessuna festa, no. Signor Federico, andiamo. Il ragazzo deve sentirsi a casa sua. Dobbiamo essere cordiali, trattarlo bene. Se no facciamo una figuraccia con lo zio Fritz. E poi lei darà la colpa a noi. Invece noi siamo molto educati con lui. È vero, e poi Pepita merita una festa di benvenuto. Per favore, trattiamolo bene. Non facciamo brutte figure. Ti dispiace se facciamo una festa? No, non gli dispiace affatto, è un musone, ma è tutta scena. Lui in realtà è un tesoro, scherza, no? Va bene, fate pure la festa. Evviva! Evviva! Benissimo. Sai che mi piaci tanto? Tu come babysitter della casa devi occuparti anche Pepita, di me. Pepita, aspetta, vedi, lei si occupa soltanto dei piccoli. Ti prego, Amuleto Rompiregole, fa qualcosa per convincere Antonio a sposare Greta. Quanto manca per andare a tavola? Ah, tesoro mio, manca ancora parecchio perché ho incominciato a cucinare adesso. Ah, si sentiva già un buon profumino. Non ti preoccupare, Greta, vedrai che Antonio cadrà ai tuoi piedi. Ah, quello cuoco essere osso molto durissimo. E Greta non avere più pazienza di aspettare che lui decide. Fidati di me, Greta. Da quando l'ho vista,
Non ho fatto altro che pensare a lei, mia dolcissima creatura. Non mi parli così. Perché? Io sono sola e ho bisogno. Sì? Sì? Anche lei mi è mancata tanto. Sì. Davvero? E quando guardavo il piumino per spolverare, sì, mi tornavano in mente i suoi capelli. Sul serio? E quando accendevo il frullatore, sentivo la sua voce, una voce così sexy. Oh, non mi metta in imbarazzo. Sofia, tesoro, figlia mia adorata, dove sei? Stupida, non si riesce mai a trovarla. Ponsela. Come sta, Malala? Ah, ma che bella sorpresa. Non mi presenta la gentile signora che sta in sua compagnia? Beh, non importa, mi presenterò da sola. Malala Torres Oviedo, vedova Saint-Jean, molto lieta. Oh, io... Amalia! Cosa fa seduta qui invece di lavorare? No, perché oggi è il mio giorno libero. Non mi interessa che giorno è, lei non ha un giorno libero. Mi dica, Ponsela, come si permette di sedurre la mia cameriera personale? Si calmi, ma... signora, e la smetta di maltrattare il mio angelo, perché non glielo permetto, eh? Perciò non alzi la voce e stia molto attenta a come parla, altrimenti dico tutto quello che so. Oh, che caratteraccio! Accidenti, che temperamento! Lei è sempre così? Antonio, mi prepari una tisana, per favore. No, glielo chieda a Gretina, signorina. Oggi mi prendo la giornata libera, visto che la settimana scorsa non l'ho presa. Ma per favore, Antonio, proprio oggi che è arrivato quell'energumeno del cugino di Federico. Proprio per questo motivo. Mangia soltanto pane e salame. Mi prendo il mio giorno libero e mi occupo solo degli affari miei. Greta! Dove sarà finita quella donna? Santo cielo, il corriere che ancora non arriva. Greta! Ehi, ciao. Greta? Sono spariti tutti qui in cucina. E questo? Beh, lo prendo io. Aio, punge! Forza! Brigati, così facciamo vedere le nostre stanze al cugino Max. Eh? Va bene, andiamo. Insomma, il giudice ha capito che io non c'entravo e mi ha rimesso in libertà. Oh, io lo sapevo che eri innocente, sì. Julian. È tutta colpa di Nicholas che ti ha accusato senza prove. È un idiota. Clara! E tu cosa fai qui? Lui è qui perché non c'entra affatto con il furto a casa tua. Ma tu, come al solito, parli senza sapere quello che dici, no? Che cosa vuoi? Ecco, io volevo invitarti a casa mia. Facciamo una festa perché è arrivato un cugino dalla Germania. Ah, ci mancava un altro stupido Fritzenwalden. Scordatelo, non ci vengo alla festa. Senti, Clara, se vuoi stare con quel mammalucco, restaci, non mi importa niente. Lo odio. Clara, l'hai trattato malissimo. Come dovevo trattarlo dopo quello che ti ha fatto? Beh, ma io non voglio che litighi con i tuoi amici per colpa mia. Dai, vai alla festa. Ok, va bene, ma ci vado con te? No, mi sentirei molto a disagio, Clara. Sì, no. Julian, questa è l'occasione ideale per far sapere a tutti quanti che tu sei innocente. Dai, andiamoci insieme, per favore. Sì, dai. Va bene, ma lo faccio per te. Che dolce che sei. Ecco, in questa stanza dormono Thomas e Martin. Ma è sempre tutto così in ordine? Sì, sempre. Sì? Certo. Non è vero! Che ti succede, Thomas? Ma sei non è vero! Che fai? Qui c'è un disordine spaventoso! Automatico! Ci divertiamo a buttare tutto all'aria! Lanciamo Thomas, per ti prendi? E pupazzi! E cuscini! E ora rovescio anche la sedia per fare la corsa agli ostacoli e volare sulla poltrona! E poi picchiata! No! Puoi metterla, Thomas! Cosa diavolo ti aspetta? Niente, Thomas! Li avevo messi qui! I miei ragni! No, lasciami! Quali mangiatela! Lo so, Max, non è alla mia altezza, ma cosa ci posso fare? Se è cotto di me, è cotto di me, dovrò prenderlo in considerazione. Maya, stai ascoltando quello che dico? È importante, che problema hai? Gli uomini sono il problema. Siamo sulla stessa barca e tu chi sceglieresti, Viggo Mortensen o Johnny Depp? Ah, Valentina! Mi faccio suora, ti giuro che mi faccio suora. Non si può, mi piace un ragazzo e poi me ne piace un altro. Sembro cretina. Beh, e quando uno non ti piace più, avvertimi, così me lo prendo io, ok? Vale, io sto soffrendo e tu te ne esci con queste idiozie. Che ti succede? Non ti piace più Mattias? No, ti giuro che sono sicura di amare Mattias, però...
Tu mi conosci bene. Quando un ragazzo mi piace, sto su una nuvoletta. Poi quando ce l'ho, basta, finisce la magia, non mi piace più. Ah, per questo non vuoi che dica tutta quello scorbutico di Federico? Sì, è per questo. Finalmente qualcuno mi capisce. Non voglio che Mattia rovini la sua amicizia con Federico per colpa mia. Scusate, ma senza volere ho sentito cosa hai detto. Perché potrebbe rovinarsi la mia amicizia con Mattias? Rispondimi, perché è in pericolo la mia amicizia con Mattias? Per quale motivo? Perché lei sa come sono i ragazzi, sono l'ombelico del mondo. Credono di essere l'ombelico del mondo, poverini. E cosa c'entra questo con quello che ho chiesto? Come? Che cosa c'entra? È che Maya si preoccupa. Non vuole che lei discuta con Mattias, visto che l'ha incaricato di proteggerla. E allora ha paura. A questa età i ragazzi sono molto sensibili, poverini. Venga che le faccio una tisana. Vedo che c'è parecchio nervosismo in giro, quindi... Come mai c'è tutta questa tensione? Perché? Beh, mi sembra logico. Il cugino tedesco non era poi così severo come si pensava, poverino. Ma la vuoi smettere di dire poverino ogni due parole? Qui non c'è nessun poverino. Beh, signor Federico... Vieni da lì. Dalla stanza dei bambini. Ne ho abbastanza. Cugino o non cugino, poverino o non poverino, lo deve capire. Questa è una casa per bene. No, signor Federico, poverino. Mi scusi un secondo, non lo aggredisco come un bufalo. Il ragazzo lo capirà e poi l'ospite è sacro. Un corno deve rendersi conto che questa è una casa rispettabile, non una discoteca. Mettila, Thomas. Basta. Che diavolo succede qui? Non so, è tuo fratello, non so cosa gli è preso. Si può sapere cosa succede, Thomas? Smettila di tirare calci. Stai fermo. Adesso ti faccio smettere io con una bella doccia gelata. Ehi, cosa? Faccia piano, Thomas, cosa c'è? Cosa è successo? Stai bene? Però, chi ha fatto questo disordine in camera mia? Sei stato tu, Thomas, eri pazzo! Stavi come una cavalletta, non è vero! Fate silenzio, uno scherzo, per favore. Non è divertente! Per favore, potete lasciarci soli un momento? Devo parlare con Thomas. Andiamo, lasciamoli parlare. Dai, cominciamo ad uscire. Thomas... So che una visita può mettere in agitazione chiunque, però... Che cosa ti succede? Cosa ti è preso? È per colpa del cugino Max? Ma perché? Ma no, ti giuro che non ho proprio niente. Non lo so. Deve essere stato un momento di pazzia, come quelli di Flor. Ascolta. Se per caso ti viene un altro momento di pazzia, ti darò uno di quei castighi antipazzia che ti farà passare una volta per tutte la voglia di fare il matto. Tranquille, bambine, parlerò io con Delfina e vi assicuro che non vi farà più niente, va bene? Meno male che Federico aveva altri pensieri. Non mi ha sgridato. Che fortuna. Si può sapere che ti era preso? Come sarebbe a dire? Che cosa ho fatto? Io non ho fatto niente. Hai fatto di tutto, piccola peste. Perché avevi questo in tasca? Dove l'hai preso? Quello cos'è? È l'amuletto rompiregole. Dove l'hai preso? Era nel grembiule di Antonio. Ho fatto qualcosa di grave. No, non hai fatto niente. Qualcuno me l'ha preso senza permesso e vorrei sapere chi. Chi è stato? Io no. Io. Sono stata io. Tu, Roberta? Sì. Male, hai fatto male. Perché non me l'hai chiesto? Beh, volevo fare una buona azione. Niente. Invece più. Hai combinato un pasticcio. Non può essere usato dai bambini. Sì, è molto potente. Che ho c'è? Sete. Vieni, ti do un po' d'arancione. Vai. E che non succeda più, Roberta. Sì, Flor, certo. Dimmi un po', Dominique. Quale Thomas ti piace di più, il rompiregole o questo? Questo? Corre chiedendo. È logico. E state confabulando. Andate in camera vostra. Ho bisogno di te, figlio mio. Quella strega di tua moglie è un'arpia. E tua figlia Delfina è anche peggio di lei. E la povera Sofia non riesce a trovare la sua strada. Se tu fossi qui, mi aiuteresti a mettere tutto a posto, vero? Te l'ho già detto, tesoro, e te lo ripeto. Togliti dalla testa di frequentare quel ragazzo. È assolutamente fuori luogo, per l'amor del cielo. E tantomeno quell'altro straccione, te lo chiedo per favore. Perché mamma? Tua madre è una star, eh? Te lo chiedo per favore. Però mi hai usata per metterti in mostra. Oh, amore mio. Lo faccio per te, tesoro. Non capisci? Per essere una stella, mia cara, bisogna avere grinta. La tua mamma ha grinta. Tu no, piccola mia. Capisci adesso? Capisco soltanto che la fama puzza terribilmente di marcio. Oh, non dire stupidaggini.
Oh, 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 che cos'è quella cosa sul petto del vecchio cactus? Di chi? Della nonnina, guarda. Ha una foto proprio sul petto, deve avergliela messa al tuo padre. Di sicuro gliel'ha mandata dal cielo. Ma, per favore! Non andare, non lasciarmi, te lo chiedo per favore, ho tanta paura di fantasia. Io invece ho paura di te. No, non lasciarmi, te sarò di subito. No, che paura! Così la mia cara nuora ha paura dei fantasmi. Bisogna approfittarne. Ciao, è già iniziata la festa? Che ci fa qui questo delinquente? Me lo spieghi, Clara? Julian è venuto con me perché è innocente. E tu l'hai accusato senza motivo. Non stare all'impalato e chiedi scusa. No, no, Clara, lascia stare. Non pretendo le scuse da nessuno. Figurati, non avevo intenzione di scusarmi. Non ci credo che tu non abbia avuto a che fare con il furto. Se tu vuoi, entra pure, Clara, ma tu vattene. No, se è così me ne vado anch'io. No, no, Clara, qui ci sono i tuoi amici. Me ne vado io. No, vengo con te, Julian. E lui è Facia. Piacere. Ciao, Facia, tutto bene? Certo. Tutto a posto. Voi due siete... Amici. Amici, solo questo, niente di più. Ah, già, ti bene. Piacerebbe? Tutto ok, Delfina, mi fa piacere. Volevo dirle che se si azzarda a minacciare di nuovo i bambini, io spiattello tutto come un pappagallo, è chiaro? No, sei proprio noiosa. Che mancanza di rispetto, sei una maleducata. Io sono una madre, mia cara. Una madre? Povero piccolo, poverino. Che sfortuna ad avere una madre così. Le dico solo di non provare ad intimidire i bambini. E poi non dica che non l'ho avvertita, perché la pagherà molto cara. Va tutto bene qui? Tesoro mio, amore mio, va tutto bene. Parlavamo delle abitudini che hanno certi europei. Sì, sono un po' strane. Sì. Vedo che andate più d'accordo. Sì, siamo come due sorelle. E oltre a suonare canti? Sì. Perché sì, non sì. ci fai sentire qualcosa? Sì, dai, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, dai. Questa si intitola Dove vai? Dove vai? Ok. Guerra se la cama, flores en el barco. Voy a ningún lado, camino sin mirar. Que me quieren mucho, no me quieren nada. Voy estimulado, no miro para atrás. Ahora es más fácil tapar la luna que estoy deshecho, no puedo más. Regueo por la ciudad, guerras en la cama. Un tipo simpatico. Ed è pieno di sorprese, eh? Max. Pepita. 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 Sì, certo, Pepita è pieno di sorprese. Pepita. Dove è andato Matias? Signor Federico, se vuole glielo chiamo perché gli ho chiesto di prendere una cosa in camera mia e magari non lo trova. Hai sentito? Hai sentito come canta Pepita? No, è incredibile, ascolta. Ascolta. Amore, sono tanto nervosa. Sono nervosa perché il corriere non mi ha portato i cataloghi. Che cosa posso fare? Mi irrita la situazione con Facia, riesci a capirlo? Ma la storia con Facia non è una novità, Mattia, sì, stai. E poi ti chiedo di non chiamarmi al cellulare perché mi metti in agitazione, mi preoccupo. Ma se ti ho chiamato dalla scuola. Ma mi sono accorto che avevi qualcosa, che non stavi bene. Sì, certo che avevo qualcosa, voglio andare a vivere a Londra per dimenticarti. Ti giuro che se parli con Federico io me ne vado, Mattias. E se non dico niente, se non parlo? Beh, se non parli allora potrei correre il rischio. Anche se tu sei un vecchietto e io una bambina. Paso de este juego de a dos, la razón no importa. Cos'è questa storia?